tua missione, Claudio, non è facile, lo so. Roma è ormai ridotta a un feudo di orientali, di asiatici. Sono loro che dettano legge. Questa la consegnerai nelle mani del generale Flavio. Lui solo potrà esserti di sicuro aiuto nell'infido ambiente che circonda Elio Gabalo e la sua corte. Non temere, Marco Caio. Esporrò con molto calore tutti i problemi di questa provincia. Il calore non basta. Da troppo tempo Roma fa orecchie da mercante alle nostre richieste. Hai detto giusto, Centurione Massimo, ma Claudio sa bene come dovrà comportarsi. Quanto a te, Centurione Giulio, provvedi perché sia scortato al porto. Comandante, un legionario della centuria di Fabio ha gravissime notizie da comunicare. Fallo entrare. Entra! Cos'è successo? La nostra pattuglia è caduta in un'imboscata. Belli? Sì, ma sono molto più numerosi del solito. Ci hanno assalito a passo carico. Il centurione Fabio chiede rinforzi. Non potrà resistere a lungo. Vai. Diglielo all'imperatore. Digli che subiamo continue imboscate e non so fino a quando potremo resistere. Raggiungete subito Passo Caid con gli uomini necessari. E tu presto, al porto di Assir. Gli
abbiamo bisogno di raccogliere prove per smascherare quel cane di Artaserse. Guarda, ogni legionario romano morto è una prova schiacciante. Rinforzi ci vogliono, e presto. Vedrai che i rinforzi non tarderanno. Questa mattina è partito un messo per Roma, e forse... forse questa è la volta buona. Marco Caio aveva ragione. Se non fosse per te, generale Flavio, non sarei nemmeno riuscito a metterci piede qua dentro. Alla corte di Elio Gabalo, amico Claudio, hanno libero accesso solo stallieri diventati ministri. Ecco, come quei due. Barbieri, oggi dignitari di corte. Bene, tu resta qui. Porterò io il messaggio all'imperatore. Ho fiducia in te. I tuoi meriti sono tali che Elio Gabalo non potrà dirti di no. Spettacolo edificante. Cortigiani che indossano la toga dei senatori e siedono in senato, senza contare tutti gli amanti dell'imperatrice, se li è portati dietro dalla Siria e dalla Fenicia, con tutte le loro superstizioni. Roma sta diventando una provincia dell'Asia. Oh, meraviglioso, stupendo. A te io brindo, o divino Elio Gabalo. Credo che sia giunto il momento. Zitto! No, no, madre! I soldati a corte non ce li voglio! Puzzano, puzzano troppo, ecco! Calmati, caro. Generale Flavio, che c'è di tanto urgente? Augusto imperatore, il console Marco Caio mi incarica di porgerti il suo riverente saluto. Il console Marco Caio? Sì, caro. Che altro vuole? Parla. Vuole che tu sappia che la situazione nelle province si è fatta molto critica. Ci sono ovunque focolai di ribellione. Focolai di ribellione? Domateli, no? È appunto per fronteggiare questa situazione difficile e grave che Marco Caio chiede di prolungare l'ingaggio dei mercenari. Clito, dammi del profumo, ti prego! Non posso sentir parlare di mercenari senza avvertirne il puzzo! Il console dice che solo mantenendo delle guarnigioni fortemente armate si riuscirà a conservare la pace nelle province asiatiche. Le armi e le vettovaglie mandate da Roma sono sempre state insufficienti. Bisogna che... Basta! Di queste cose si incarica mia madre! Parla con lei! So! Ho caldo! Soffo! Madre, la festa era così bella! Ora me l'hanno rovinata! Me l'hanno rovinata! Guarda, non ride più nessuno! Hai ragione, figlio mio. Sta calmo, caro. Penso io a proteggerti. Chiedete armi, legionari, parlate di ribellioni. Ma dove sono? E i ribelli chi sono? Tutte le province pagano regolarmente i tributi. Chi potrebbe avere interesse a minare la potenza di Roma? Il re di Persia. Il re di Persia? Così pensa Marco Caio. Ma il re di Persia è grande amico di Roma. Generale Flavio, le tue accuse sono gravi. E se non menti, Marco Caio risponderà di persona. Dimmi, su quali basi fonda le sue accuse? Allora, Flavio, non ci sono prove. Rinfo. Pericoli di ribellione. Tutte storie. Figlio divino, sono sempre stati consoli appoggiati dalle legioni e protetti dalla loro forza. A rovesciare l'imperatore.
Già, è vero. Traditori, si vuole la mia rovina, si trama contro di me, via, via di qui, via! Augusto imperatore, ascolta, il console Marco Caio è in difficoltà. Fuori, traditori, o vi faccio ammazzare! Aelio Gabalo, imperatore di Roma, vita e gloria. Ave! Sei stato meraviglioso, divino. Come sempre, Clito. La festa continua. Sono un mercenario e di politica non me ne intendo, ma sono un soldato e so che quando un presidio è minacciato lo si rinforza, non lo si smobilita. Ma che razza di comandante è questo Marco Caio? Ormai è un comandante che non comanda più, poveraccio. Anche lui è destinato a far la fine dei legionari che sono stati massacrati a Urnia, a Kerman, a Atri. 6 attacchi in poco più di 2 mesi e il 7° sarà per questo. Centurioni, potete entrare. Andiamo. Dunque è venuto il momento di salutarci. Veramente vorrei... Beh, insomma, ci siamo affezionati, allora... Capisco, ma purtroppo... Siamo disposti a rimanere senza paga. Accettaci. Te ne prego. Roma ha deciso che i mercenari devono abbandonare le legioni. Ma è una vera follia sguarnire i presidi. Potrebbe costarti la vita. Lo so bene. Ma quando Roma ordina si deve obbedire. E quando sbaglia... Non si discute. Ma noi... Vi ringrazio per la vostra lealtà, per l'attaccamento al dovere che mi avete sempre dimostrato. Se volete tornare a Roma, ci sarà un imbarco fra qualche giorno. Noi ti ringraziamo molto, ma per ora abbiamo deciso di fermarci nella città di Messa. Già, a poche ore di cavallo. Proprio non volete allontanarvi troppo dall'accampamento. Però mi raccomando... Con la vostra esuberanza non combinate guai. Messa è una città ancora fedele a Roma. Thank you.
Attento, Massimo! Fabio! Giulio! Strana setta appartengono. L'hai sentita, no? Alla dea Taife. E chi è? Ma comunque i loro amuleti non gli hanno portato troppa fortuna. Andiamo. No, non cominciare con quella lagna. Sei davvero insopportabile. E che altro vuoi fare? Tanto qui donne non ce ne sono. Prendila e tanti auguri. E tu, vai amico. Quella mi sarebbe andata proprio bene. E perché a me no? E che sono di legno io. Quella lì costava molto. Prendetevi queste. Sono meravigliose. Neanche se me le regali. Non le volete? Pazienza. Oh, forse potrebbero interessare a lui. A me? Ma sei matto. Prendetevi queste, vi farò bene alla salute. Grazie, non ci serve. Faccia di broglione, vattene via, non farti vedere mai più. Che cosa ha fatto? E a voi che ve ne importa? Ha giocato a dadi, ha perso e non aveva da pagare, quel vagabondo. Molto male, questi ci vogliono. La mia locanda è fatta per gente rispettabile. Venite, entrate, accomodate. Bene, bene, bene. Dadi, vino e donne, proprio quello che ci voleva. Hai ragione. E tu che aspetti? Smonta. Sì, però patti chiari e amicizia lunga. Non contate sui miei denari, capito? Ma sì, dai, scendi. Ehi, tu, ragazzo, presto, porta i cavalli nel cortile. Accomodate. Su, entriamo. Oh. Avanti, signori, venite. Ah, tutta gente veramente per bene qua dentro, proprio rispettabile. Non c'è niente da dire. Tanto per cominciare, oste, portaci del vino. E che sia buono, eh? Di primissima qualità. Sarà un vino certamente degno della tua taverna.
Ehi, Massimo, guarda che meraviglia. Prendi. Se sono tutte così le donne di questo paese. No, aspetta, guarda. Quella non è male. Sì, è bella. Ma attenti, ragazzi, occhio alla borsa. Ehi, posso sedermi vicino a te? Salve, bellezza. Dimmi, da dove vieni? Questo che importanza può avere? Da molto lontano. Comunque ora sono. Vai tu, ecco il vino. Che ne direste di fare una partitina a dado? No, no, io sono sempre pronto. Cominciamo? E dove sono i tuoi? Ora le vino! 12? Accidenti. Ma che fortuna! Questo è davvero l'ultimo. Sfortunato l'amico, eh? Oggi a me, domani a te. Dai, centurione, tocca a te ora. E che la fortuna sia con me. 3. Sei. Hai vinto anche questa volta. Ma non sai giocare. Giornata nera. Su, Giulio, non farti sempre pregare, dai. Ancora un piccolo prestito. Sempre la solita storia. Tu giochi e io pago. Non ho più denari. Tira fuori quella piastra che hai nascosto lì. Ma quale? Quella, quella. Va bene. Ma è l'ultimo. E ti sta bene, così impari ad essere così avaro. Tieni, Massimo, gioca. Sei un amico. 5, 6, 11, bel colpo! A te, taverniere. Questa volta per vincere dovrei avere gli dèi dalla parte mia. E ti meravigli? Ogni volta che si fa un punto alto tu fai regolarmente un bel 12. Neanche se i dadi... 12? Lascia! I dadi sono truccati! Ferme maledetto! Vedo io che dicevo! Rimasto un po' di vino in qualche barilotto. Vediamo in questo qui. C'è. Meno male. Adesso ci facciamo una bella bevuta, eh?
Ne ho proprio voglia. Oh, guardate, abbiamo visite. Siete in arresto. Ah, sì, eh? Uno, due, tre. Tocca a me, tocca a te, tocca a te. Ah. No, 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 no. Tocca a me, tocca a te. Uno, due, tre. Fermatevi. Andate subito a vedere che succede. Perché ci siamo fermati? Inaudito. Le nostre guardie, i nostri migliori soldati. Calmati su, Atenofane, non vorrei fare una brutta figura. Cosa aspetti? Pensaci tu. Avete mai visto niente di più bello? Siete in arresto. Ah sì? E allora... Arrestateli! Arrestateli, vi dico! Andiamo a perdere i dati! Arrestateli! Subito! Arrestateli! Andiamo! Ci dispiace di avervi arrecato un po' di fastidio. Il fatto è che siamo stati derubati. Una vera rapina, credeteci. Niente discussione. Portateli nelle prigioni del palazzo. Torniamo a palazzo. Portateli via. Con piacere. Andiamo. Mia figlia, nessuno mi crede, mia figlia è scomparsa, era bella, la conoscete, vero, la mia bambina è così bella, piccola così, aveva i capelli biondi, gli occhi neri, la mia bambina. Poveretta. Ma quello? Dov'è la mia Perché? Bambina? Gli hanno rapito la figlia, ancora bambina, e poi l'hanno messa in prigione. La mia bambina. Che ha fatto? Dov'è la mia bambina? In questa città le cose non vanno più come una volta. Adakir, il nostro re, non ha più autorità, non è più lui da quando si è risposato. Ma cosa c'entra Adakir? C'entra. Allora?
La colpa è soltanto sua, non governa più. Il nostro re ormai lascia fare tutto agli altri. Non capisco. È incredibile. La figlia di quel poveretto non è la sola ad essere scomparsa. È giunto il grande giorno. Oh, Dea Taife, ascolta i nostri cuori, esaudisci i nostri più intimi desideri. Taife, mia grande potente Taife, i tuoi fedeli sono riuniti qui ai tuoi piedi in piena umiltà, pronti a donare la vita per te, se lo vorrai. O Dea, ridacci l'antica potenza degli Adi e fa che Messa estenda il suo dominio dal deserto al mare. Taife, Dea della potenza e dell'amore, in nome di Siride, la nostra amata regina, io imploro la tua clemenza e ti offro anche una giovane vita, perché il suo sangue ti plachi. O Taife, dea della potenza e dell'amore, ora che il sacrificio è compiuto, esaudisci ogni nostro desiderio. Ehi, Massimo, ne abbiamo sentite delle belle oggi. In questa città ne succedono di tutti i colori. Ho l'impressione che siamo caduti in brutte mani. Dì, ma ti pare il momento di suonare questo? Perché non la smetti? Preferisco il pianto del bambino al suono di quella specie di flauto. Ah, sono pienamente d'accordo. Tu e tu, venite con me. Beh, accettiamo l'invito? Tu che ne pensi? E come no? Sei mio prigioniero, sei mio prigioniero. Certo, tesoro. Certo che sono tuo prigioniero. Vuoi rinchiudermi in una cella, eh? Sì. Sei molto cattiva. Sire, regina. Qualcosa che non va, Tenofane? Come tuo consigliere, mi permetto di farti osservare che l'ordine che hai dato di liberare i 3 centurioni romani è stato un grande errore. Perché, Tenofane?
I tre centurioni non hanno commesso niente di così grave. Non so proprio che cosa avrebbero potuto fare di più. Hanno ferito le nostre guardie. Hanno distrutto... È stata una bravata, tutto sommato. Si tratta di soldati romani, mio caro Atenofane. E non voglio assolutamente, per così poco, guastare i nostri buoni rapporti con Roma. Maestà, i tre centurioni sono qui, come tu hai ordinato. Ah. Falli entrare. Sire. Maestà. Bene, malgrado siate responsabili di gravissimi atti di ribellione, ho ritenuto opportuno rimettervi immediatamente in libertà. Potete far ritorno quando volete alla vostra legione. Sire, noi ti ringraziamo molto per la libertà che tu ci concedi, ma non torneremo alla legione. Ma, maestà, noi ci siamo congedati. Adesso siamo liberi cittadini. Ad Achir, mio caro, i romani potrebbero rimanere a corte con noi come istruttori delle nostre guardie. Cosa ne pensi? Ah, sì. Mi sembra un'ottima idea, Siride. Tanto più che abbiamo bisogno di buone guardie. È vero, Atenofane? Allora, accettate la nostra proposta? Grazie, Sire, accettiamo. Bene. Elena, che cosa stai facendo? Ho fatto prigioniero un soldato romano. Avete visto? Siete contenti? Ma cara, li ho appena liberati. Bene, principessina. Allora, adesso che mi hai fatto tuo prigioniero, che cosa devo fare? Dovrei restare a giocare con me per sempre. Mi sei tanto simpatico. Oh, ma guarda un po'. No. Non va. Ricominciate da capo. Riprendetele. No. Non va, fate bene attenzione. Vuole soprattutto prontezza di riflesso. State a vedere, eh? Ma sono veramente bravi. Sì, molto bravi. Guardali. Visto? Fateci. E tu ora? Senza d'aria, vieni avanti. Dai. Su. Attento, mi raccomando. Bisogna scegliere il momento favorevole prima dell'attacco. Forza, stringi! Stringi! Visto? Bisogna allenarsi di più, ragazzi. Avrei potuto colpire. Riposatevi. Sono stati davvero entusiasmanti. Bravi. Questa sera sarete miei ospiti al banchetto che darò in onore di Artaserse e di nobili ambasciatori di alcune città nostre amiche. Artaserse? Ma perché tanta meraviglia? Artaserse è in visita di cortesia. E si porta dietro mezzo esercito? Ha dovuto attraversare una zona infestata dai ribelli. Roma non offre sufficienti garanzie contro i predoni. Beh, noi dobbiamo andare. Vi lasciamo al vostro lavoro. Guarda qui, la tua ospitalità è veramente squisita. Sarò lieto di ricambiare. Accetterei con piacere, ma che vuoi, alla mia età, affrontare un viaggio così lungo? Sciocchezze, sei sempre in gamba. Chissà che cosa va tramando a Fasersi. Bisogna tenerlo d'occhio. Per me c'è aria di complotto. Gli ambasciatori delle altre città guardano a te con enorme fiducia e speranza. Essere alleati con te è sicura garanzia contro un'eventuale invasione. Invasione? Ma da parte di chi? Di Roma.
Ma no, vuoi scherzare? Roma. Roma è nostra amica, non abbiamo niente da temere noi. Giusto, non abbiamo niente da temere. La sua forza non è più quella di un tempo. Cosa vuoi dire? Che l'abbiamo, che si sta logorando. Perché allora continuare a sopportare il suo gioco? Vorresti forse inimicarti Roma? La proposta di Artaserse è giusta. Bisogna subito stringere alleanza fra le nostre città. E quello laggiù chi è? Quello è Livio, vero nemico di Roma. Ti piace? Non è il mio tipo. Giulia, hai visto la roba? Tu sei vicino. Tu non guardare, sei troppo piccolo. Amico Adachille, per rallegrare la tua festa, ho portato con me due lottatori veramente eccezionali. Lottatori? Magnifico! La lotta è lo spettacolo che più prediligo. Ah, ecco. Puoi vedere, Adachir, questi due lottatori hanno fisici diversi, però hanno entrambi le stesse possibilità di riuscita. Uno rappresenta la forza bruta, l'altro la forza. Artaserse è stato geniale, come sempre. Sono sicura che coglierà nel segno. Bravo. No, è impossibile. Bravo. Come ti ho detto. Lo spettacolo è entusiasmante. Sono lieto che tu l'abbia gradito. A volte la forza può essere vinta dall'abilità e dall'intelligenza. Già. Sire!
Sire, col tuo permesso desidero dimostrare qualche cosa anch'io. Vorrei affrontare i due lottatori insieme. Puoi farlo, a tuo rischio e pericolo. Io non rispondo della tua incolumità. E dove colpire. Roma sa rispondere con l'astuzia all'astuzia e quando è necessario può opporre la forza alla forza. Scusami Adakir se mi ritiro, ma devo partire molto presto domani. Ti ringrazio per la tua splendida ospitalità. Sono io che ti ringrazio per la tua visita. Sei davvero bravo, Centurione. Sono contenta di averti alla mia corte. Grazie. Sire, temo che Artaserse si sia offeso per la sfrontatezza di quel centurione. Potrebbe essere pericoloso. Pericoloso? Beh, ma perché, in un certo senso, è stato lui a provocare la sfida. Poi, in ogni modo, se ritieni opportuno farlo, va. Raggiungilo e rassicuralo. Mia cara, sono molto stanco. Intrattieni tu i miei ospiti, ti prego. Riposati, felice sono. Buon riposo, sire. Avevi promesso di prepararmi un terreno favorevole e invece mi trovo tra i piedi improvvisamente centurioni romani. È stato un imprevisto anche per me, Artaserse. Ti rendi conto che possono tornare ad informare il console di ogni mio movimento? Si tratta di un capriccio di Siride. Te lo ripeto, ho cercato di opporre. Sarà come tu dici, ma quando è in gioco un piano come quello che stiamo per attuare, bisogna prevenire ogni cosa, anche le bizzarrie sentimentali delle donne, siano pure regine. C'è il rimedio a tutto. Le tue braccia sono belle e i tuoi muscoli così forti. Tu mi lusinghi, regina. Non mi credi? Mi piace tutto di te. Cos'hai? Sei turbato? Ti chiediamo il permesso di ritirarci. Così presto? Ah, dormire quando si è sonno. È questo il segreto della forza dei romani? O star svegli quando ne vale la pena. Siride, la serata è stata molto bella e potrebbe diventare meravigliosa. Tu corri troppo, centurione. La fretta non è buona consigliera in politica, almeno nel mio paese. L'attesa a volte rende più desiderabile ciò che si vuole ottenere. Guarda, i tuoi amici ti aspettano. Io non ho mai avuto nutrici. Meglio chiudere così questa serata. A domani, Amir. Accompagna gli ospiti al nuovo alloggio. Sì, mia regina. Seguitemi. Thank you.
Tutto è stato preparato come tu avevi ordinato, Amir. Ora posso ritirarmi. Ecco qui i nuovi alloggi. Spero siano di vostro gradimento. Vi ho fatto portare del vino resinato, incenso, oli profumati, per rendere più dolce il vostro riposo. Ah, un trattamento davvero da nababbi. Vieni, Massimo. Hai sentito? Questa è per te. I soliti favoritismi. Sempre il più fortunato. Se vi occorresse qualcosa, suonate questo gong. Le mie ancelle accorreranno. Grazie. Buona idea. La terremo nella debita considerazione. E tu, non farti troppe illusioni, hai capito? Massimo, che pensi della nostra situazione? Che non potrebbe essere migliore. Ne rendo grazie agli dèi. E Artaserse? Si diverte anche lui. Ma tu non l'hai sentito questa sera con i rappresentanti delle città? Chiacchiere per ora. Ragazzi, non lavorate troppo di fantasia. Dopo 4 lunghi anni di vita militare, ora che possiamo vivere come veri nababbi, cerchiamo di godercela un po', amici. Beh, buonanotte. A nanna. Buonanotte. E allora, Amir? Tutto a posto come volevi tu. Sei una collaboratrice preziosa, cara. Credo che un giorno tu regnerai con me. Un giorno? Ma quando? Adesso smettila di bere e dormi. Ah, ma è una fissazione! Massimo! Come, non ti concilia il sonno? A me lo concilia questo pinello. Altro che conciliare il sonno. Quello è diventato matto. Massimo! Le donne non le posso guardare. Bere non posso bere. Dormire non posso dormire. Ma che posso Massimo! Fare? Massimo! Smettila con quel flauto! Vogliamo dormire! Massimo! Adesso è troppo! Se non fosse un amico lo scannerei. Glielo faccio ingoiare quel dannato flauto. Massimo! L'hai scampata bella, eh? Ti avevamo giudicato male. Cerchiamo di godercela ora. E meno male che facciamo una vita da nababbi. Sembri una statua. Su! Come va adesso, eh? Ecco, non aver paura. Su, adesso è morto, lo andiamo a seppellire. I 3 centurioni sono ospiti miei. E tu sei il responsabile della loro vita. Siride, i responsabili saranno puniti. E i morti non parlano. Vero, Atenofane?
Comunque ricorda quello che ti ho detto. Il centurione Massimo mi è molto caro. Niente, regina, deve esserti più caro del potere. Tu hai un altro scopo e nulla devi concedere al sentimento. Se la nostra forza rimarrà intatta e la dea Taife continuerà a proteggerci, i fedeli della tua setta diverranno invincibili. E tu con loro. Ti ho già detto che non voglio altro spargimento di sangue. Per legge, al re Adakir succederà sua figlia Elena. Se vuoi regnare, devi fare ciò che è stato stabilito. E con l'aiuto di Artaserse. Siride, sai come io ti consigli per il meglio. Ora dobbiamo andare. Sei attesa al tempio. Com'è difficile regnare. Per quanto riguarda la partita di caccia, tutto è stato disposto con la massima cura e da me personalmente. Grazie, Atenofane. So che posso contare su di te. Ma guarda Elena laggiù, guarda come già familiarizza con i romani. Questo è di buon auspicio. Ma ti prego ora, andiamo a raggiungerla. Sono molto grato. Mi racconti un'altra favola? Oh, beh, se ti fa piacere, sì. Dunque, vediamo un po'. Anticamente, in un regno molto lontano al di là del mare, viveva una principessa molto bella, proprio come te. Sire, sire, rivoglio mia figlia, la rivoglio. Devi ridarmi mia figlia. Lasciatelo, guardi. Sire, aiutami, aiutami. Cosa vuole così? Ridammi la mia bambina. È una povera creatura. È una bambina innocente. Me l'hanno rapita. Non so più dove l'hanno portata. Ti prego, ti imploro, aiutami. Ma perché, poveretto? Chi osa mettere le mani sulla tua persona merita la morte. Portatelo via. Ma non era armato. Era soltanto un povero vecchio e domandava una grazia. Doveva chiedere udienza. Atenofane fa indagini, voglio sapere la verità. Sarà mia cura, maestro. È mio dovere proteggere la tua vita. Già, ma questa volta hai ecceduto. È meglio che ce ne andiamo. Dimentichiamo, Massimo, questa triste vicenda, te ne prego. È stato un brutto spettacolo. Con te torno ad essere una donna felice. Ringrazio gli dèi di averti messo sul mio cammino. Non so, non riesco a credere alle tue parole. O non è il momento. Mi devi. La tua forza mi dà fiducia, mi rende sicuro. Tutto il resto non lo conta. Oh, salve! Da quando siamo qui, non so perché, sono sempre affamato. Che avete con quelle facce? Ho detto a voi, che avete? A
hanno assassinato un povero vecchio sotto i tuoi occhi e non ti sei neanche mosso. E per di più hai amoreggiato con chi l'ha fatto uccidere. Ma che cosa dici? Sei forse impazzito? Lo capirebbe anche uno scemo. Ma non ti rendi conto che la regina e Atenofane sono d'accordo in tutto? Non è vero. Atenofane ha agito sconsideratamente e di testa sua. Cosa c'entra la regina? Ti ricordi cosa dicevano nelle prigioni? Che in questa città stanno accadendo cose molto strane. Io non ho visto niente di strano. Tu non puoi vedere niente. Tu non hai occhi che per la regina. I miei fatti personali non vi riguardano. Siete forse invidiosi? Neanche per sogno. Anche a me piacciono le donne, lo sai. Ma non è il momento di farsi abbondolare. Osi forse insinuare che stia con la regina, certo. Sei un ambizioso. Fermi, fermi! Che fate? Ha ragione Fabio. Tu non vedi altro che quella regina. Ah, siete degli idioti. Avete perso il cervello. E tu sei diventato un vigliacco. Come vedi, Atenofane, puoi stare tranquillo. Massimo è dalla nostra parte. Ma gli altri no. E hanno sicuramente capito qualche cosa. Ma che cosa temi? Adakir è già dubbioso per l'incidente di oggi. Questi due potrebbero fargli capire la verità. Il re crede solo a quello che gli dico io. In ogni modo non avranno molto tempo a disposizione. Un messo di Artaserse chiede di essere ricevuto. Che entri. Regina. Quali notizie ci porti? Artaserse è pronta. Attende un tuo cenno. Adesso tutto dipende da te. E tutto riuscirà secondo i nostri piani, non dubitare. Ah, presto avrò ancora bisogno di te. Ai tuoi ordini. Eccoci arrivati. A me l'arco. Eccolo, sire. Le frecce. Accorgiate. Maestà. 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 Traditore, ha ucciso il re. Legateli. Ecco la regina. Che cosa è successo? Una terribile disgrazia, maestà. I due romani hanno ucciso il re. Non può essere, non è possibile. Maestà, maestà, credici, noi non abbiamo ucciso il re.
Siamo vittime di un tranello! È stato un soldato! Portateli via, verranno giudicati secondo la nostra legge. Qualcuno si occupi della salma. Il re è stato ucciso! Ha ucciso la mia! I romani hanno ucciso il re! Hanno ucciso il re! Allora, romani! Niente per loro, niente, hai capito? Ma non è possibile. Devo aiutare i miei amici. Non possono essere colpevoli. I tuoi amici sono perduti. Non senti le grida del popolo. Ma tu puoi. Devi salvarli. Se la legge di Messa li riconosce colpevoli, nemmeno io lo potrò. Ma tu devi vivere, Massimo. Devi vivere per me. Ascoltami, sei in pericolo. Atenofane può arrivare da un momento all'altro. Hai solo un mezzo per salvarti, ma devi ubbidirmi ciecamente. Vai, vai, prima che sia troppo tardi. Vai, ti prego. Lasciarselo sfuggire significa mettere in allarme il console romano e tutta la guarnigione, lo capisci? Sei un incapace, un idiota. La regina si è allontanata col centurione prima ancora di giungere al luogo che avevate stabilito. Ho dovuto agire. Comunque anche lui non deve assolutamente uscire vivo da Messa. Vai! Ormai abbiamo la vittoria in pugno. È stato più facile di quanto pensassimo. E nessuno potrà sospettare di noi. La tua idea di trattenere i romani a corte è stata eccellente. Bene, Atenofane, ed ora? Ora non resta che compiere l'ultimo atto, un sacrificio alla dea Thais. Prepariamoci. La setta attende da te un gesto più importante degli altri. È indispensabile. Thank you.
setta di fanatici. Tai, una dea assetata di sangue. Ricordi quel vecchio della prigione? Ecco dove finiscono le fanciulle rapite. La stessa fine toccherà a lui. Questa attesa mi snerva. E di Massimo, che ne sarà? Elena! Maledetti! Elena, no! Sì. È necessario se vuoi regnare. È giunto il grande giorno. Dea Taife, ascolta i nostri cuori. Esaudisci i nostri più intimi desideri. L'hai portato qui. Massimo. D'ora in poi possiamo considerarlo uno dei nostri. Pronto a darci qualsiasi prova. Sì, bene. Prendi e uccidi i due centurioni. Massimo. Addosso, ragazzi! Grazie, amico! Prendeteli! Oh.
amato. Salviamo la bambina, presto! Allora, Dea, c'è un passaggio. Maledizione, troppo tardi. Eccoli là, prendeteli! Pensa tu a lei, noi ti copriamo le spalle. Salvo Elena. Bloccate ogni uscita, ne vate la tua vita. A me il piacere di ucciderli. No, ci servono vivi, non sono loro che hanno ucciso Dakir. È una prova inconfutabile. Portateli via, presto! Muoveteli! Ehi tu del carro, fermati, fermati! È la nostra regina, devi aiutarmi. La vogliono uccidere, scappiamo, presto! Vai! Fa guidare me e tu mettiti giù. Mi raccomando, amico, la regina ora è nelle tue mani. Massimo! Addio, Elena! Ciao, ciao, avanti, ciao! Precipitati col carro, andiamo a vedere. Scendete da cavallo. Eccolo, scendete a prenderlo. Noi cerchiamo la principessina.
È inutile scendere laggiù. Nemmeno la dea Taife l'avrebbe salvata. Una funesta calamità si è abbattuta sulla nostra città, privandoci dell'augusto re Adachir, della sua sposa e dell'erede al trono, la principessina Elena. L'intera famiglia reale è stata trucidata dai sicari di Roma. Arrivano i romani! Pertanto il grande consiglio dei rappresentanti di tutte le città amiche, presieduto da Artaserse, ha condannato i 3 sicari di Roma alla pena di morte! È giunto il momento, amici, di unire le nostre forze e ricacciare al di là del mare l'invasore romano! Di te c'era poco da fidarsi. Popolo di Messa, la vostra legittima sovrana, figlia di Adachir, è salva. Artaserse di Persia e Atenofane, consigliere di Messa. In nome dell'imperatore Eliogabalo, io vi accuso di alto tradimento contro Roma e contro questo regno. Vi accuso altresì dell'assassinio del re Adachir e del tentato omicidio di sua figlia Elena. Avrete le prove di quanto affermo. Eccoli i colpevoli. Forse! Arrestateli! Addosso ai romani!
Ora sei tu la regina di questo paese. Viva la regina! Viva la regina! Viva la regina! Viva la regina! Siete dei valorosi. Roma, quella di Cesare, di Augusto, quella dei grandi imperatori, sarebbe stata fiera di voi. Vi avrebbe onorato, premiato. Io invece non posso fare niente per voi. Ma voi potete ancora fare molto per Roma, per i nostri ideali e per lei. Sei mio prigioniero, Fabio. Non potrei più andartene. La piccola sovrana ha bisogno della vostra lealtà, del vostro coraggio, della vostra forza.